compito non facile, compito non facile di tirare le fila di tutti gli operatori. Il compito è altro, perché devo sintetizzare ovviamente tutte le cose negative che sono state dette, perché praticamente ci sono sempre la possibilità mentale invece di proiettarsi al futuro, con speranza e con ottimismo. Però io per questo mi richiamo sempre alla nostra associazione, appunto a capo, così c'è nella sua esplicazione nominativa, quindi la volontà precisa di analizzare il passato, perché il passato ci è utile soprattutto per capire dove non dobbiamo più sbagliare, e appunto a capo per dire che dobbiamo tutti avere in animo di ripartire, di ricostruire e probabilmente sperimentare una serie di percorsi alternativi fra persone, perché questo è quello che vorrei sottolineare, fra persone, il lato umano delle relazioni che oggi ha così perso importanza, per, alla luce della buona fede, della coerenza, della trasparenza, della credibilità personale, riuscire a pensare strade diverse che ci portino verso un futuro migliore. Le iniziative che Napoli porta a capo con Campania Sanitaria, con Napoli Libera, ma anche con altre associazioni, perché qua a seconda degli argomenti, i soggetti ruotano, è non altro che il tentativo di creare questa forte rete di relazioni umane positive. Ecco. Oggi abbiamo avuto un'importante rappresentante della Imprenditoria Campana, nonché di ruoli importanti di Confindustria, abbiamo il nostro amico Marcello Tagliaratella, lì la luce del sindacato, abbiamo avuto la banca, e voglio dire, sono tutti soggetti, no? Che solitamente invece si ritrovano a parlare in quelli che sono sempre luoghi istituzionali, dove poi la conflittualità esplode proprio per la rappresentanza dell'interesse o della propria categoria o della propria rappresentanza. E invece è bello riuscire intorno a un tavolo, perché tutti abbiamo qualcosa da voler difendere, che l'appartenere a questa terra e tentare il riscatto che in futuro possiamo mettere in pratica per il nostro territorio e per i nostri giovani. Il tema dei fondi europei io non li spenderei. Ovviamente io sono sempre in sintonia con il mio carissimo amico Sergio Fedele, quindi io dico pochi progetti, ben focalizzati, unitamente però Sergio vorrei dire a un'azione di marketing territoriale importante per la promozione di questi progetti. Perché? E lo dico questo personalmente per l'esperienza che vado da ricambio. Quando come imprenditore investo, uno dei parametri che vado ad analizzare sul territorio non è soltanto la bontà del mio specifico investimento e quindi l'obiettivo del mio business plan, ma è sicuramente anche il supporto in termini di azione promozionale del territorio nel quale mi insedio, nel quale posso godere. Perché è ovvio che se io costruisco una splendida azienda, un'iniziativa turistica sul pizzo sperduto delle montagne di Messina, chi potrà supportarmi intorno a livello di azione istituzionale per promuovere quanto io ho investito su quel territorio? Se io lo stesso investimento lo faccio, dico nome per tutti, la città di Venezia, di Roma o di Firenze, è ovvio che riceverò da quella che è la rete a supporto della promozione del territorio un beneficio da un mezzo che pesa in quello che è il mio personale business plan. Quindi pochi progetti focalizzati e poi, cari signori, la società civile, quando dico la società civile significa il sindacato, le associazioni di categoria, le banche, tutti abbiamo completamente rinunciato a un ruolo fondamentale, che è un ruolo metodico, molto noioso, ma che poi ci dà la lucidità della visione. Il metodo del controllo e del monitoraggio di quello che accade durante e dopo. Noi a questo abbiamo rinunciato, abbiamo dato deleghe in bianco, i soldi sono stati spesi, sparpagliati, dissolti dalla riparazione del marciapiede, del dritto, al buco in mezzo alla strada, nessuno ha più controllato e di fatti gli indicatori e i parametri economici della nostra regione, ma di altre regioni meridionali, sono indicatori di sviluppo negativi, hanno dimostrato nel loro contenuto che quanto è stato impiegato è stato mal impiegato, non ha prodotto ricchezza, non ha prodotto valore aggiunto, non
non ha prodotto occupazione, non ha prodotto sviluppo. Quindi, sono d'accordo a dire poche ben centrali, ma deve essere chiaro che devono essere unicamente obiettivizzati a un unico orizzonte. Quello che la nostra regione deve non essere più regione obiettivo 1. Perché se noi pensiamo che essere regione obiettivo 1 sia un vanto, scusatemi, significa ammettere costantemente il nostro fallimento, la nostra arretratezza. Se noi vogliamo la normalità, dobbiamo pensare di ritornare ad essere una regione fuori dall'area obiettivo 1, che significa aree sottosviluppate dell'Europa e perciò che necessitano di aiuto e sostegno pubblico. Se noi non capovolgiamo qui il cambiamento culturale della nostra mentalità e non iniziamo a pensare che quello che deve essere utilizzato in questi anni, 2007, già fine all'anno, siamo già a febbraio del 2008, con l'obiettivo di rientrare nei parametri della normalità, non avremo sicuramente neanche al 2013 una, diciamo, inversione di tendenza che invece noi tutti auspichiamo. Chiudo dicendo che il 23 febbraio prossimo a mattino le associazioni di cittadinanza attiva, con alcune associazioni di categoria e la CISL, che in questo momento, sottolineo, ha una posizione assolutamente singolare, oserei dire, per noi inaspettata, oserei dire, ma diciamo autonoma rispetto a UIL e CGL, lui ha una grande mobilitazione regionale, alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini, di qualsiasi colore, partito, rappresentanza, per un giorno che sia un giorno di ripartenza, di riscatto per il nostro territorio. E chiudo dicendo che ognuno di noi, nel suo piccolo ambito di competenza, di professionalità, nel momento in cui dentro di sé accetta di ridiscutere quelle che sono state fino ad oggi le proprie regole di comportamento e di includere nella propria quotidianità un piccolo spazio di tempo che non sia esclusivamente coltivare il proprio personale orto, probabilmente la campagna potrà disporre di energie e risorse infinitamente più grandi rispetto ad oggi. Grazie.